Oh, e prima o poi doveva succedere. Finalmente, ragazzi, siamo approdati sul tubo. In realtà ho avuto una piccola esperienza quasi 17 anni fa, quando ero ancora minorenne. Cosa un po', insomma, dire un reportage abbastanza imbarazzante che forse non vi farò mai vedere. Quindi, come torniamo, come cominciamo questa nuova avventura su YouTube? Con una cosa piccola, una sciocchezza, un vlog su un viaggio in Giappone. Partiamo subito dicendo che questo non sarà un vlog di quelli che vedete solitamente, fatto tutto bene, tutto montato bene con le musichette, i cambi scena. No, no, assolutamente no, ragazzi. Questo è un vlog registrato con un telefono che costa una piotta, montaggio fatto molto casuale, luci di qua, luci di là, che cose che muovono, sì, insomma, una cosa un po' così che però andava raccontata, volevo raccontare questa esperienza. Ovviamente il mio contributo nell'organizzazione del viaggio è stato pari a zero e quindi vi voglio dare il punto di vista di chi si accoda a un viaggio. Quindi il mio contributo è stato appunto fare questo vlog e si percepirà il fatto che sono una persona accodata a un viaggio, perché noterete che non mi ricorderò mai niente, non so mai dove sono, cosa stiamo facendo, assolutamente nulla, ragazzi. Però proprio per questo vi voglio far capire che chiunque può cominciare a fare qualcosa e quindi è bene cominciare anche con questo vlog. E quindi, ragazzi, iniziamo questo viaggio dopo questa grande premessa inutile. Altra premessa più utile secondo me è che noterete che durante il viaggio indosseremo delle pellicce, ovviamente sintetiche. Ecco, questo è stato il mio unico contributo al viaggio: far comprare queste pellicce, perché si andava in una terra totalmente opposta alla nostra, quindi, ragazzi, non si poteva passare inosservato. Non si poteva, e quindi ci dovevamo far riconoscere un po' come è stato fatto da Totò e Peppino nel film dove vanno a Milano. E quindi questo è un mio omaggio a loro. Quindi, ragazzi, dopo tutto questo pippone, siamo pronti per questa prima parte del viaggio. Soprattutto lo dividerò in più episodi, visto che, ragazzi, il viaggio è durato 2 settimane. Non ho idea delle ore che ho speso a riprendere, al montaggio e tutto, e quindi bello splitterò su più puntate. E quindi partiamo con la prima carrellata, che sono i primi 2 giorni, molto molto easy. E ovviamente, proprio perché non sono un vlog professionista, ho evitato, e secondo me anzi vi ho risparmiato, le 1000 ore per arrivare in Giappone. Quindi da Roma, Fiumicino, scalo a Parigi e poi 13 ore e mezza fino a Tokyo, perché non c'era nulla da dire se non le madonne nello stare sull'aereo fermo ad aspettare di arrivare. E quindi si partirà direttamente dall'hotel. Avanti tutta, e noi ci rivediamo alla fine di questi 2 giorni. Vi faccio fare un tour della stanza. Questa è la porta d'ingresso, c'è il bagno e questa è la stanza, ragazzi. Questo è il bagno. La cosa figa, ragazzi, è che trovate praticamente tutto, cioè non vi serve niente. Spazzolini, skincare, tutto. Ti danno anche i pigiamini, che sono fatti a kimono, ragazzi. Guardate che fighi. Porco verino. Pantalone e sopra e sotto. Voilà. Questa sorta di kimono, di pigiami, vengono dati perché in Giappone è tradizione che quando tu torni dal lavoro e tutto quanto devi andare a fare la spa. E di conseguenza qui negli hotel c'è la spa al secondo piano. Vengono date queste cose perché tu vai con questi e per entrare puoi entrare solo con quelli. Non puoi entrare se hai i tatuaggi, questa cosa in Giappone è molto frequente. E questo è tipo il codice, questo è per le donne. Signori, la vera attrazione è il bagno, il water ipertecnologico, come potete vedere, con tutti i destini, e noi lo faremo partire anche se sapremo di schizzare il mondo. Vado qui su bidet, magnifico, magari stoppo, se no fraccio il bagno, fantastico. ご乗車ありがとうございます。
Bene signori, prima tappa il Tempio Meiji. Ovviamente mi sono scordato anche le cuffiette col microfono che fa una qualità d'audio un po' decente, però vabbè ragazzi, questo è, però che outfit, eh? E niente, ecco a voi il Tempio Meiji. Dunque signori, finito il tempio, si va a un caffè particolare, ovvero dove si sta contatto con dei gufi, con tante razze di gufi. Sarà molto interessante, diciamo, prendere una bevanda calda e giocare, toccare i gufi. E niente, vediamo come va. Ma sono sentita così cotta che ti metto pure la voce fuori campo, pensa. Abbiamo comunque passato poi il pomeriggio sempre a Shibuya, che è uno dei distretti più popolosi e più incentrati di Tokyo, e devo dire, posto veramente figo, dove accadono cose folli, tipo appunto questi go-kart con gente vestita da Pokémon, molto interessante. Per finire in un incrocio, uno degli incroci più affollati del mondo, devo dire, dal vivo è un'immagine surreale. Poi abbiamo aspettato la sera per vedere le luci vere, quelle di Tokyo, quelle nei film, e abbiamo anche preso un ascensore panoramico dove sono uscite fuori queste perle. Uguale a quelli di Morbella Monaca, stessa velocità. Però. Per poi concludere la serata al vero sushi giapponese, che non ha niente a che vedere con quello italiano. E così termina il primo giorno. Buon appetito! Ci vediamo domani. Bella. Buongiorno ragazzi, oggi microfonati finalmente e siamo al tempio di Shensoji. Seconda mattinata e seconda visita a un tempio diverso però. Dai. Con questa musichetta che accompagna il tutto, ci troviamo qui in questo quartierino molto carino. Questa è, come dire, la strada iniziale dove io non riesco manco a mettere a fuoco la camera, però tutto va bene. Si passeggia lungo queste spiagge. Farsi negozi di souvenir, qua e là, qualche fermo immagine. E poi, signori, si arriva al tempio. Devo dire, bellissimo, una cosa pazzesca, surreale, sembra di stare dentro un film, perché comunque non siamo abituati a vedere questi tempietti così, queste cose che poi hanno nome e manco mi ricordo. Il prato, poi c'è tutto quello che lo circonda è bello, pure le carpe sono fighe, capiti? I pesci, gli uccelli, così, così, è tutto magnifico, anche loro che vanno a passeggio e poi.
Bene, abbiamo finito al tempio, abbiamo preso la metro e adesso siamo al mercato di Tsukiji, dove praticamente c'è un po' di tutto, carne, pesce, fritto, e si può sia prendere e portarselo via, oppure sono anche dei tavolinetti per mangiare. Ragazzi, siamo magnati de tutto se siamo magnati, pure i giapponesi una certa, però devo dire che il grande rimpianto è questo qua, ragazzi, volevo magnare. Non so cosa c'era là dentro, ma volevo magnare, però c'era una fila infinita, il che vuol dire che forse era buono. Però dai, ci siamo comunque fatti una bella scorpacciata di tutto, proprio di tutto, crudo, guarda il crudo, pieno di crudo. Infatti strano che ci è preso qualcosa, di solito qua va sempre a finire male, invece devo dire che è andata più che bene con questo sushetto di tonno, sashimi di tonno e di salmone, tutto contornato da una buona birretta Sapporo, che pure in posto del Giappone ho scoperto. E niente, poi abbiamo continuato così a camminare fino allo step successivo. Devo dire che questo mercato è stato impegnativo, abbiamo mangiato abbastanza, speso il giusto, ed ora stiamo ai Giardini Imperiali e devo dire ragazzi, fino a questo momento è uno dei posti più fighi che abbiamo visto, perché vedrete c'è uno stacco tra la natura e i grattacieli che crea veramente un paesaggio veramente figo. Camminando a fatica perché dopo quella magnata è stata tosta, mi sono pure mezzo abbioccato per strada, però non potevamo non goderci questo spettacolo. Cioè Verdone direbbe proprio, ma dove cazzo sto? Cioè proprio pare patta come al film e niente, cioè ogni posto, ogni scorcio era un qualcosa di fantastico. Qui siamo scortati dalle donzelle nel mentre e ci accingiamo poi per il resto del pomeriggio ad andare in altri luoghi. Bene signori, siamo a Golden Guy, uno dei quartieri diciamo più loschi, tra virgolette, perché sono tutti piccoli bar, uno attaccato all'altro, non c'è nessuno e ci sono tutti i vicoletti stretti. Pure sto quartiere merita, ragazzi. Ma poi guarda che vicoletto, con vicoletto così. Cioè, il vecchio pensava che mi sparava a un certo punto, invece aveva più paura lui che io. Quindi, tra l'altro, poi senti, senti, senti. Bene signori, siamo appena finiti. Mentre il pomeriggio lo abbiamo passato al Palazzo del Governo, c'è il grattacielo che praticamente dal 45esimo piano fa vedere tutta Tokyo dall'alto, e devo dire è uno spettacolo molto molto interessante. Poi ci siamo persi un pochetto per le vie del centro, tutte luci, è stato un pomeriggio molto interessante e quindi direi che è il momento per farvi vedere tutto il resto del pomeriggio. Mo, se voi mi chiedete adesso, Fabri, ma perché fai vedere prima sera, poi il pomeriggio, prima notte, poi il tramonto? E allora, regà, non avete capito un cazzo nell'intro, vi sto a dire che non so bono con queste cose, già tanto costa fa, guarda qua, mi ragazza, pare un palo, fa un sacco ride. Quindi, ragazzi, questo è il montaggio e questo vi fate andare bene, quindi vedete sto bel centro di Shinju, così, sto scorcetto, poi io che entro dentro sta vietta. Ovviamente qua si vede il telefono da una piotta, vedi tutto bello sballozzolante, le luci che vanno e vengono e questa lunga camminata tremolante dove pensa si imparlavo, dovevate beccare pure tutto sto filone di copo, potevi tagliare, no, mi piaceva sta lunga camminata che poi ti è o scorcio te si apre con tutto il centro con attraversamento pedonale, mi sembrava una cosa carina da fare, mi sembrava, sì, ci sta, ci sta. E quindi niente, direi che dopo questo scorcio e poi passiamo a un altro po' di luci, ci sta a parte, cioè, il pezzo top, raga. Eccovo qua. Alla fine di tutti quei localetti che vi ho fatto vedere nella stradina, ne ho scelto uno, ragazzi, troppo carino, considerate che sono tipo 10 metri quadri, siamo in 6 con la proprietaria e niente, ora vi faccio vedere i video. Noi abbiamo preso una zuppetta di carne, si poteva scegliere zuppa di carne, uovo e altre cose strane così, e quindi niente, ora vi farò vedere. Cioè, raga, guardate che posso, guardate che meraviglia. Beh, è una camera dove c'è tutto. Io sono innamorato di questo posto. Poi, ovviamente, il sake
ha reso tutto più divertente. Qui questo piatto neanche ho voluto sapere che ci sta dentro, cioè non ho chiesto oltre. E poi si sono aggiunte anche due persone, tra cui uno soprannominato il Carpa, e secondo me quando vedrete da più vicino capirete il perché, e se brinda ancora, e via. Comunque, ragazzi, ho pensato che se nella vita tutto andrà male, io mi trasferirò in Giappone e aprirò uno di questi posti, perché penso è uno dei posti più fighi che abbia mai visto durante i miei viaggi. Con questi ultimi scorci di questo posto meraviglioso si conclude anche questa giornata e noi, stanchi ma felici, ci incamminiamo verso l'albergo, pronti per un nuovo giorno. Ma stavamo già riprendendo, eccoci ragazzi. Bene signori, siamo arrivati alla fine di questo drammatico episodio e pensate che ce ne saranno molti altri ancora per il prossimo periodo. Mi dispiace solo per la nostra cara amica Momo, che è stata anche la nostra guida in Giappone, che vedrà questo vlog, che aveva tante aspettative e io la sto deludendo moltissimo. E saluto però con tutto il cuore e ringrazio Momo e mando un abbraccio grande. E niente ragazzi, vedremo nel corso d'opera i successivi giorni e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!